Grazie Presidente. Ieri nel giorno del ricordo io ero presente anche alla foiba numero 149 di Monrupino. Cari colleghi senatori, in Friuli Venezia Giulia, terra che io rappresento qui in Senato, ogni pietra ha un grido, un lamento che non può essere svilito o peggio ancora dimenticato. Su queste terre si è consumato l'olocausto delle foibe per mano della ferocia dei titini jugoslavi con la complicità dei comunisti italiani. Ma al peggio, signori, non c'è mai fine. Ieri infatti, mentre a Basovizza si celebrava il giorno del ricordo, in pieno centro di Trieste, uno sparuto gruppetto stava lì in pratica a sventolare bandiere e striscioni. Sono apparsi come ratti nella notte, bandiere straniere, la bandiera dell'ex Jugoslavia con la stella rossa, la sventolavano in piazza della Borsa a Trieste per protestare contro la cerimonia che si stava svolgendo a Basovizza per i martiri delle foibe. Tutto questo non può avere senso, non avrà mai senso se non accettiamo fino in fondo ciò che è accaduto in queste terre per mano titina. Dal 43 al 47, a guerra ultimata. A Trieste, nei 40 giorni di terrore, a seguito dell'occupazione da parte delle milizie di Tito, migliaia di persone vennero infoibate, nuovo verbo, e i loro corpi si misurarono in volumi, in metri cubi. Basovizza ospitava 500 metri cubi di cadaveri, in pratica 2500, più o meno. La loro colpa, la solo colpa di essere italiani della Venezia Giulia o della Dalmazia, o solo per essere stati fedeli servitori delle istituzioni come i finanzieri e i carabinieri. Le procedure dell'infoibamento le conoscete? Si utilizzava filo di ferro e pochi proiettili per risparmiare piombo. L'eccidio degli italiani della Venezia Giulia, Istria e Dalmazia è stato il più deplorevole dopo l'Unità d'Italia. In quegli anni stati, governi, politici sono stati tutti complici dei carnefici e con la ridistribuzione dei confini sono stati la causa principale dell'esodo di 350.000 italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, costretti ad abbandonare i propri affetti, la propria terra, le proprie radici, per diventare esuli del mondo, esiliati e svenduti proprio da coloro che invece avrebbero dovuto proteggerli. Ecco perché la Lega ha presentato un disegno di legge, disposizioni concernenti la concessione dell'opzione di acquisto di beni del demanio e del patrimonio pubblico dello Stato in favore dei titolari dei beni, dei diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia. Vero Mario? Vero Marzia? Il leader del Partito Comunista Palmiro Togliatti, in una lettera a Vincenzo Bianco, suo uomo a Trieste, scrisse: quanta più parte dell'Italia diventerà Jugoslavia, più parte dell'Italia sarà libera. Ecco.
vado veloce e concludo. E così, in quei luoghi che fino a poco prima erano Italia, le proprietà venivano nazionalizzate e date a persone di etnia slava. Sono tantissime le testimonianze di quanto accaduto. So per certezza che molti di voi qui oggi le hanno ascoltate direttamente dai propri parenti, protagonisti di quelle drammatiche vicende. Nel testo che è stato presentato in settembre lo scorso anno, un'importante risoluzione del Parlamento europeo ha acceso ancora una volta e ha posto luce, una doverosa luce, sulla storia del Novecento, equiparando i crimini dei regimi comunisti a quelli del nazismo. Ed è per questo che la Lega Salvini Premier Staats ha presentato una mozione per il ritiro dell'onorificenza conferita al maresciallo Tito dalla Repubblica Italiana. Senatrice, concluda. Concludo e vado veloce. Personalmente sono convinta che la pacificazione può fondarsi solo con il riconoscimento della sofferenza, rielaborando il passato per costruire positività, e proprio in tal senso invito coloro che ancora cercano di trasformare questo capitolo di storia in una psicosi collettiva a venire a Basovizza o a Monrupino, alla foiba 149, non la terza, ecco, e inginocchiarsi e chiedere scusa. Grazie.